insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Sono Alessia Paromba e vi leggerò alcune poesie estratte dalla raccolta Io fui mortale di Bruno Mancini. Di Bruno Mancini, che giunga da lontano. Ancora mi chiama la voce notturna vagante tra le mie chiese infrante. Stanotte ti ho sognato. Un palpito, un accesso, un rombo d'amazzone già mai delusa. Non basta un sortilegio a carpire dalle parole astratte i movimenti, i suoni, i turbamenti, gli sguardi, gli impeti, gli odori, la scena illuminata dal sole o dalla luna. Non basta un incantesimo per darmi accesso all'altro labirinto del cuore di una donna. A questo pensa il sogno. Stamani ti ho sognato. Le coccole nel mare, profondo, che poi risucchia il pescatore appassionato. Stamane ti ho sognato. Le coccole nel mare placido, simile a bimbo che venga da lontano. Di Bruno Mancini, e sento bestemmiare il cielo. E sento bestemmiare il cielo, e sento l'aria pungermi la carne. E sento quel malvagio gallo, in vicinanza di morte di Cristo, ricordarmi il tradimento. E suona ancora la mia campana, e suono ancora sulla mia pelle vive le sinfonie di quei silenzi d'alba. Ma ora mi riporta il primo sole la sola angoscia di sentirmi osso. Di Bruno Mancini, eppure tu mi chiederai di illuderti. Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli, sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un dì rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al fuoco smorzato ieri per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardia del tuo letto dipinta ieri per le tue nuove notti di baldoria. Ingresso a inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dov'è il mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo. Di Bruno Mancini, macroscopiche assoluzioni. Macroscopiche assoluzioni. Per chiodi infissi nella mia coscienza, padre, convenna estirpo ad una tra scricchiolanti cantilene e strascico avvolti in folti fogli fitti di poesie, madre, nel nostro tempo di inutili menzioni. Né si atruce in questi occhi non più asprigni lo sguardo austero dei tuoi decreti, padre, nel vano affisso sul muro di gomma impiastricciato dalle mie storie fascinose, dove io mi illudo in voglie e volti in veglie, madre, fra dolci inganni che non sono tradimenti. Ci sia indulgenza se non perdono per la mano che respinge i miei sorrisi, per la mano che raccoglie le mie lacrime. Di Bruno Mancini, non sono io il suo dannato problema.
Non sono io il suo dannato problema. Il latte in carico, vino in aceto, la grande sinfonia nei titoli di coda, l'assenzio, la riverenza della serva. Romantica, frantumata, giuggiola, stropiccia. Quasi un appiglio al non saper la fragile. Al volto del leone è stato rotto il muso. Ancora il brivido, sfuggito al gancio, che straccia il tenero sul tenero. Ah, se io fossi stato discepolo di me, mi scorta tacito, lui scudo, nella malinconia che mi suicida. Non c'è una notte simile ad un'altra. In cielo e in terra i firmamenti implodono. E allora? Se non mi accorsi d'essere morto ieri, che importa che io mi senta vivo ora? Proseguo di corrente, si attingono sfumate divergenze. Di Bruno Mancini, parliamo sottovoce. Parliamo sottovoce, creando alambicchi per le nostre intese, dalla vinaccia al puro distillato. Un vecchio adagio, proverbio di contrada, basta formare il tema di una gita tra i vigneti. Se solo tu fossi un essere vivente, andremo in cerca di tartufi e non di verbi dissotterrati da logori abbandoni. Poesia, amore, malattia, dea della vita, anche a volte seduta e sfavillante, e sempre al momento dell'addio, intimità dimenticata. Parliamo sottovoce. Santina Amici, laureata in pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone sotto la guida del maestro D'Alessio, ha seguito un corso di musica d'insieme presso l'associazione La Bottega dei Musici con i maestri Magliocca e Bracchi. Ha svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con importanti associazioni musicali. Ha partecipato alla tournée teatrale Chanson des Bilitis, suonando musiche di Debussy, dirette dal maestro Aletta, ottenendo consensi di critiche dalle pagine culturali di importanti giornali quali Tribune, Courier e Guardia. Ha animato la messa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Anne Resn. Nel novembre 2015 Santina Amici ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di poesia 8 milioni 2015 che si è tenuta nell'isola di Ischia, eseguendo tra l'altro il concerto meravigliosamente retro con la cantante lirica Paola Occhi. Nel novembre 2019 in duo con la violinista Maria Luisa Neri ha proposto a Milano due memorabili momenti musicali nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e nell'aula magna della SIAM, Società Incoraggiamento Arti e Mestieri. Entrambe inserite nel palinsesto di questa stessa manifestazione internazionale Book City come contributi musicali degli eventi proposti dall'Associazione Culturale da Ischia L'Arte Villa. Grazie a tutti per la vostra presenza. Io vi presento la mia amica Santina Amici, con la quale eseguirò un brano per violino che è composto da tre tempi e un altro brano che è un foglio d'album. E vi faremo ascoltare quindi di Kugler un concertino sullo stile di Vivaldi. Buon ascolto. Grazie.
Essere donna non basta di Bruno Mancini. Essere donna non le dà pace quando è la strada che attizza il suo per ora, nembo che sbuca e offusca tra filiformi steli di ginestre apparsi arditi nel lembo in basso del suo torrione sulla rocca. E lei vorrebbe fiato caldo tra le guance e il collo, mani indecenti a superare ostacoli, dalle ginocchia al breve tratto dove concentra osceni paradisi, osceno e paradiso, il ruvide pigiare sul suo perduto senso del reale, enfasi immacolata, sbaraglia il trucido bivacco, ma lei non gode. Fingiamoli coriandoli, di Bruno Mancini. Questi brandelli di giorni, stelle filanti, queste ossessioni di vano. Eppure tu, di Bruno Mancini. Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri, il bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai Caronte di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri, sul turbine torrento delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco smorzato ieri, per vivere la sfida alle donine nude, sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta, dalla cornice verde a guardia del tuo letto, dipinta ieri, per le tue nuove notti di baldoria, ingresso a inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma, a penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri, sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo. Siccome mi hanno chiesto di dare una canzone per la giornata Terra Madre Day, è per un momento, diciamo, di sensibilizzazione ecologica, e io naturalmente, per farla un po' bene, ho chiesto a Bruno l'aiuto, e Bruno mi ha aiutato in certi momenti sul testo, veramente interessante, e poi l'ho fatta un po' con le parole di Bruno, un po' con le mie parole, l'ho fatta tutta la scuola. Dopo averla sfruttata e ferita, noi potremmo salvare la terra, tutti insieme, provandoci strada, a gridare lo sdegno e l'amore. Trascurata, distrutta per soldi, si potrebbe ridare le piante. Inquinato da mille bastardi, portare nel mare l'azzurro di Parigi. Vieni con me, riacquisci anche tu, a questo scempio, ogni giorno di più, stando da soli si resta a soffrire, da quel che è stato non si può fuggire. Automobili in vita umana, sulle strade di tante città, ma potrebbero certo viaggiare senza cui non ci rinchista. Se pensiamo al futuro dei figli, non restiamo soltanto a guardare, che silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà. Vieni con me, dai una mano anche tu, questo delirio non durerà più. Senza di noi il disastro poi avanza, se rinunciamo va via la speranza. E dicevo che viene portato
strane pietanze che in tavola ci domerebbero i campi vicini. Vieni con me, restiamo a guardare che la natura potremmo salvare. Un attimo di suspense. Sì, non eravamo, esatto, non eravamo sicuri.
morte della nostra carissima Roberta Panizza, che purtroppo non è presente, mi dispiace. Senza paradiso. Giace, esanime il pensiero nel limbo della mente, estranea a te che guardi altrove e dici e non fai, come il vento che va, ed un tratto torna a mutare nei calori e il gelo bagna e copre il bianco e muore lo stretto interno del mio cuore. Avrai l'eterna sorgente e il tuo futuro vorresti fosse fermo. Fermo nel bacio sulla guancia dallo sacchiotto bruno che ti avvicina, maestoso e fiero, maestoso e fiero. Dal sapore di mille profondi graniti, dal dolore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza, graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, il fianco in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e lo sacchiotto bruno, di fianco in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino, sarò graniti e zolle, radici e fiori, sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente, avrai l'età sorgente. Sono io che, la tua pelle è liscia come ghiaccio, capelli nebulosa, il tuo orecchio ricorda la scia di un motoscafo concentrica in un lago d'animo alpino e limpido, le tue ciglia ci pressi, il tuo braccio è la tua spalla, un cavallo, una grana, formiche le tue miglia, i tuoi occhi sono rubi, le tue ciglia ci pressi. Le tue dita mi ricordano il differenziale, una tastiera di pianoforte di fisarmonica. Le tue dita mi sembrano le lede che fanno suonare clarini e sassofoni. Bacio il tuo petto, la guancia, una premuta di arancia siciliana. Questa luce di lanterna, questo cuscino, questo muro che ti tocca, questi libri intorno. Questa luce di lanterna, rossa, tutita da una stoffa. Quest'aria tutta nostra, già respirata, già sudata, ti bacio, gli occhi, le pelle nebulose, la tua gola è la ruota di una carrozzella, la tua gola sono i raggi di una ruota di carrozzella, la tua gola è una bottiglia, la tua fronte è una marina, i tuoi denti sono teste di cerini, il tuo labbro, sai, il tuo labbro è curvo come un arco, e il tuo naso è una freccia, bella la tua fronte, è una marina, il tuo cuore, lo sai, non è tuo, il tuo cuore non è tuo, è il tuo cuore, e quei occhi sono rubi, le tue ciglia cipressi, ancora non cantano le prime voci dell'alba, tu canti una nuova canzone, tu guardi e sorridi, tu cerchi le mani, tu cerchi i pensieri, questa luce di lanterna tu vedi una stoffa. Gli affetti più densi, gli amori più nobili, più calmi, più belli, i cui occhi sono rubi, le tue ciglia cipressi, la tua fronte è una marina.
da sole per seguirti. Это нель фильм, где твой долоре. Andavi a sperperare la tua pacca. L'ho consumato le suole delle scarpe. La vista aguzza recettori di suoni molesti. Mentre il divino lontamente tornava negli abissi del sonno. Cina, la stella è caduta, la cosa sbagliano veramente, se non la tieni più, se l'ha perduta, l'estate sta fernendo, vena autunno, com'è triste per i morire da fronna, e sto che mi guarda una colonna, con braccio mare, lento se ne va. Parcherò bene porta ma lontano tutte suona da ieri a una tutta tristezza che l'amore amaro che mi ha lasciato felice in tuo cuore. Parcherò bene torna a rimanere coppa sta faccia in un sorriso all'era per scacciare l'ombra che mi fa paura paura. Tanta musica attorno che sento, mentre qua sono rimasta su via. A ma piccia che pure godia, perché mi manca tu, mi manca assai. E sto soffrendo, e ben in tale inferno, che tu mi hai regalato chissà come. Tra qualche giorno, tra sarà settembre, chissà quanto dolore urterrà. Parcherò bene porta ma lontano tutte suona da ieri a una tutta tristezza che l'amore amaro che mi ha lasciato felice in tuo cuore. Parcherò bene tornare a rimane con questa faccia in un sorriso all'era per scacciare l'ombra che mi fa paura, paura. Perché la bene porta ma lontano tutte suona da ieri. Segui l'amore amaro che m'ha lasciato felindo coda. Parcherò bene torna a rimane coppa sta faccia un sorriso all'era per scacciare l'ombra che mi fa paura. Thank you.
Buonasera a tutti e benvenuti all'undicesima puntata di Geno Arte. Questa sera avremo come ospiti l'artista poliedrica Emanuela Eleonora Di Stefano e il cantautore Alberto Greco. Poesia sporca di Bruno Mancini, dalla raccolta Non rubate la mia vita. La radio avanza sulle curve magnetiche. Nel suo frantoio spirano avanzi innominabili di belle speranze. Nessun arpeggio interrompe la macina. Stritolata da robuste ganasce, sporca poesia mi imbratta. Emanuela, io ti voglio fare una domanda. Le tue narrazioni creano delle atmosfere e stati d'animo molto diversi tra loro, alternandosi tra sentimenti di gioia e allegria. Basti pensare vedo narrazioni come La Vespa di Nonno, Fabio, fino ad abbracciare sentimenti più cupi e malinconici come Poesia sporca e Viaggi in fa diesis maggiore oppure Gabriele. Esattamente. Queste solo per citarne alcune. Sì. Accompagnata appunto da delle musiche che creano la giusta atmosfera. Quanto è importante secondo te la scelta delle musiche in una videonarrazione? Mi aspettavo da te questa domanda, ovviamente per il mestiere che fai. È quasi scontata la risposta, però rispondo con molto piacere. Dunque, la musica è fondamentale per poter creare una videonarrazione che possa suscitare delle emozioni. Quindi la musica appunto è fondamentale, la scelta della musica è fondamentale, perché se si sbaglia la musica può essere, insomma, si può dare un messaggio sbagliato, il risultato finale può essere completamente errato dall'idea iniziale. Quindi è fondamentale, la scelta della musica è fondamentale, lo faccio personalmente, e ovviamente valutando tutti gli aspetti della videonarrazione di quel momento, e fino adesso devo dire che hanno avuto tutte quante un bel successo. Ma ti è mai capitato di non trovare la musica adatta? Sì, mi è capitato, e in quel caso ho accantonato il progetto per poterlo riprendere poi successivamente. Quindi, un'ultima. Sì. Invece quando hai la musica, ma può capitare che invece non hai la poesia giusta, magari la musica secondo te è buona, si sposa bene con le immagini, però non hai magari le parole, secondo te magari non sono le parole che si sposano bene con la musica? Beh, realmente no, accade così. Normalmente i testi sono o miei o di colleghi scrittori più o meno conosciuti, quindi nasce tutto quanto prima dal testo. Di conseguenza arrivano le immagini e poi la scelta della musica. No, non arriva mai, insomma, la scelta prima della musica e delle immagini e poi alla fine dei versi. All'inizio l'input deve essere ovviamente dei versi, altrimenti non ha senso scegliere una musica e delle immagini sul nulla, insomma, no? No, io infatti dicevo nel caso tu... Sì, scusami, allora perdonami, ho capito male io, cosa volevi dire? Ho detto, magari tu senti una musica, questa musica ti piace tantissimo, sì, e dici magari sì, questa musica la vedrai bene in una videonarrazione, però magari sì, è capitato di non avere le parole. Sì, certo, capita di magari di metterle da parte e riutilizzarle poi quando è il momento, quando c'è l'ispirazione giusta e quando ci sono i versi giusti, certo. Io invece volevo chiederti, Emanuela,
Allora, delle tue videonarrazioni mi colpisce molto la tua voce e come la utilizzi. Allora, trovo che interpretare dei versi con la giusta enfasi ed il giusto tono di voce sia una delle cose più difficili. Io volevo sapere come ti prepari per recitare i versi e se richiede una preparazione mentale ed interpretativa particolare, insomma. Ecco, non è una domanda facile a cui rispondere, però posso dirti che non c'è una vera e propria preparazione a livello tecnico, anche perché non sono né una doppiatrice, né un'attrice, né un interprete. Però, per quanto mi riguarda, la cosa fondamentale è immedesimarsi nelle emozioni che l'autore in quel momento ha provato scrivendo un racconto, una poesia, dei versi. Se non avviene, almeno per quanto mi riguarda, l'immedesimazione nelle emozioni dell'autore, mi rimane un po' difficile poi ovviamente tirar fuori un buon lavoro. È fondamentale per me perché devo diciamo emozionarmi. Se non mi emoziono e non mi immedesimo, rinuncio a realizzare la videonarrazione e a leggere i versi. È fondamentale l'emozione? Sì? È fondamentale quello che ti danno i versi che leggi per poterli interpretare. Sì, sì, sì. Spesso e volentieri accantono il progetto perché magari o in quel momento sono disposta io a recepire magari determinate emozioni, okay, oppure rimangono dei versi per me, per quanto riguarda la mia sensibilità, sterili e quindi li lascio da parte. Ah, ok. Grazie. Emanuela, la tua risposta sicuramente apre veramente le porte sul mondo dell'arte in generale, perché comunque questa questione della immedesimazione e di quello che provi è collegata anche a un discorso che riguarda il saper conoscersi e saper, diciamo, interpretare anche quelli che sono i propri stati d'animo e quindi quando si è più portati in certi momenti a magari fare delle narrazioni che riguardano determinati argomenti piuttosto che altri. Certo, e adesso penso sia indispensabile. C'è un lavoro molto introspettivo che è veramente fondamentale. Sì, sì. Bisogna conoscersi alla perfezione, sia nei pregi, sia nei difetti e sia nell'acquisizione degli input esterni che ci può dare, un'emozione che ci può dare, che può arrivare dall'esterno. E senza questo penso che non sia possibile immedesimarsi appunto in qualcosa che magari io anche scrivo, ma a volte quando leggo le cose degli altri, a volte riesco appunto a carpire delle emozioni, a volte no. E quindi in quel caso, come ripeto, i progetti vengono accantonati oppure ripresi in un momento diverso, perché durante la giornata o durante la settimana gli stati d'animo possono cambiare. Sì, e quello che hai detto veramente lo penso anch'io molto, e lo sento molto in questo periodo, nel senso che magari trovarsi davanti a certi progetti che non rispecchiano lo stato d'animo che stai vivendo in quel momento non è un rifiuto del progetto, ma è un rispetto verso il progetto. Esattamente, perché si rischierebbe di non valorizzare in quel momento quel progetto. Quindi perché comunque senti che poi... Esatto, aspetti che ci sia il momento giusto, proprio è questo cioè io parlando anche con tanti amici, artisti, musicisti, mi dicono io vado molto a ispirazione perché se mi impongo di lavorare ad un progetto sono sicura, quindi a seconda dell'ispirazione, questo è molto importante. È giusto così, penso sia giusto procedere in questa maniera, perché a me capita per esempio anche quando dipingo spesso non riesco a
ad andare avanti. E quindi metto da parte il dipinto e lo riprendo in un altro momento. Ovviamente, come capita a tutti i creativi e come capita a tutte le persone che dipingono, ci abbiamo un intero magazzino con le cose incompiute. Per le prossime puntate ti salutiamo mandando la videonarrazione che si intitola Qualche volta i sogni si avverano di Emanuela Eleonora di Stefano. Un bacione, a presto, ciao. Ciao Emanuela, ciao. Ciao, ciao, ciao. Qualche volta i sogni si avverano. Sin da bambina sognavo di realizzare un burattino verosimile all'originale del film. E così, dopo anni di idee riposte nel cassetto dei desideri, il 1 ottobre 2018 alle ore 17:55 il mio Pinocchio è nato. Tutto ha avuto origine da una semplice noce di cocco che è diventata la testolina. Il resto del suo corpicino è composto da legno intagliato e dipinto completamente a mano. Il materiale usato è di recupero ed anche il suo vestitino era un vecchio lenzuolo che ho dipinto e cucito su misura per lui. Dunque, credo di essere l'unica donna artigiana che ha ideato e costruito il burattino di Pinocchio, un progetto colmo di sensazioni e soddisfazioni che oggi voglio condividere con voi. La mia gioia è grande e coincide con un capitolo della mia vita che si conclude e al tempo stesso rappresenta una rinascita. E per lasciare un ricordo indelebile di questa nascita, vi dedico lo shooting nel quale Pinocchio ed io ci presentiamo al mondo con tutto il nostro amore. Un pensiero speciale va alla memoria di Carlo Disgraziati, fratello del mio caro amico Massimo, ad Andrea Balestri, il Pinocchio primogenio in carne ed ossa, e a Fabio Emil Antimi, l'ingegnoso artigiano che crea miniature di Pinocchio. Allora, cara Maria Luisa, io ti consegno questo premio meritatissimo, non soltanto in particolare per questa cosa, ma per tutta la tua attività. Innanzitutto ti volevo chiedere, 8 milioni di cosa? Chi augureresti 8 milioni e di che cosa? Di baci, di pace, di felicità? Beh, sicuramente 8 milioni è un simbolo di cultura e quindi... io augurerei proprio 8 milioni di anni di cultura viva, così come l'associazione sta cercando di protrarre nel tempo la diffusione della poesia, della pittura, della musica. E quindi 8 milioni per me è molto importante come associazione, sono onorata di far parte dell'associazione Vida che Bruno Mancini ha attivato così nel tempo e di collaborare con tanti artisti nel mondo del teatro, delle arti grafiche e della musica appunto. E Maria Luisa, parliamo un po' di Bruno. Come hai conosciuto Bruno e che cosa rappresenta per te in qualche modo Bruno? Allora, Bruno è il capostipite, secondo me, nel senso che è colui che è il mattatore proprio vero e proprio di queste attività, è quello sempre in fermento per riuscire a stimolare tutti coloro che gli sono vicini ad essere produttivi, ad essere attivi, ad essere propositivi rispetto a quello che è appunto l'arte in genere. Lui è un bravissimo poeta, è naturalmente un personaggio
molto carismatico, molto disponibile, molto accogliente, e quindi io sono fiera, insomma, della sua amicizia, mi onora della sua amicizia, e per me questa è una grande soddisfazione. E parlavi prima appunto del fatto di, no, 8.000 anni di cultura, o dell'importanza di Bruno come collante, no? Per te perché è importante per gli artisti collaborare? Beh, secondo me è fondamentale per gli artisti collaborare, perché già il nostro mondo è un mondo, diciamo, in cui tante volte le rivalità sono, diciamo, un po' più evidenti rispetto ad altri mondi. Che gli ego sono ingombranti. E quindi la forma della collaborazione permette, diciamo, di unire le forze, perché già se consideriamo i fondi della cultura sono esigui. Quindi unire le forze significa anche unire le intelligenze, significa unire, come dire, le risorse, e quindi permette di ottenere dei risultati sicuramente più avvincenti. Senti, tu hai una carriera grandissima alle spalle, di cose bellissime fatte. C'è una cosa in particolare che vuoi raccontarmi, visto che oggi ci vediamo per la prima volta? Beh, guarda, diciamo che ho due fiori all'occhiello, ai quali io tengo in modo particolare. Uno è naturalmente il mio concorso internazionale, il mio concorso musicale internazionale, Note sul mare, che ha una storia, insomma, che ormai quest'anno dobbiamo fare la nona edizione. E questo concorso musicale internazionale è un concorso dove io nel tempo ho dato spazio a tantissimi giovani talenti, specialmente italiani, perché mi piacerebbe sempre di più che l'Italia diventasse meno esterofila e più, diciamo, più partecipe, più collaborativa con i propri talenti, insomma. E quindi attraverso questo concorso io ho conosciuto tantissimi musicisti italiani di una bravura veramente straordinaria, e ho dato loro spazio organizzando per loro i concerti, organizzando le manifestazioni musicali, i festival, e quindi questa è, diciamo, una passione che io spero di poter continuare anche in futuro. L'altro fiore all'occhiello, lo dico sempre con un po' di ritrosia, però questa volta siamo, diciamo, tra amici, lo posso dire, è mio figlio Giulio Benichelli, perché lui è uno dei talenti italiani, purtroppo, diciamo, un po' sacrificato in una veste, in una forma orchestrale, secondo me, ma è quello che lui vuole, quindi io accetto anche questa sua decisione di collaborare in orchestra, e sono felice comunque per lui. E adesso sta collaborando con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, con l'Orchestra di Genova, e quindi sono felice, insomma, che lui sia felice. Avrei sperato per lui un futuro da solista, ma lui ama di più stare in orchestra, e va bene così. Senti, una domanda che io faccio sempre alle persone che hanno una carriera e che sono in grado di poter aiutare le persone che appunto iniziano. Che cosa consiglieresti ad una persona giovane di non fare mai o di fare? Allora, a una persona giovane di non fare mai, nel campo della musica? Diciamo. Nella musica, anche in generale, dell'arte. Allora, di sacrificare il tempo dello studio per dedicarsi a cose solo remunerative. Quindi nel campo della musica classica, tutti coloro che si gettano nella musica leggera pur di far soldi, questa cosa io non la consiglierei mai. Perché per me è molto importante coltivare la propria passione, la propria andare avanti con la determinazione di riuscire a ottenere risultati nel campo della vera cultura, che è la musica classica. Quindi è capitato anche a mio figlio, in cui sono state fatte delle proposte di lavoro nella musica leggera, però in quel caso avrebbe dovuto sacrificare lo studio personale,
e io ho sconsigliato lui di seguire questa strada. E quindi non fare mai, diciamo, cose commerciali sacrificando la determinazione ad arrivare invece a mete più importanti. E cosa fare? Studiare tanto, sì. Studiare tanto con tanta passione, con tanta determinazione, con tanto metodo, seguire sempre strade, diciamo, che possono arricchire, quindi conoscere maestri, conoscere personaggi che possono dare uno stimolo in più. Questa è la cosa che io auguro a ognuno dei ragazzi che mi capita di conoscere, che sono talentuosi. Comunque, specialmente a coloro che non sono figli di musicisti. Capisco che è difficile, certo, poi tutti, no, tutti i campi, essere sì. Figli d'arte potrebbe aiutare, ma a volte non aiuta. Aiuta soprattutto perché si hanno le spalle, diciamo, più coperte, nel senso che un musicista sa a chi portare il proprio figlio per farlo seguire, e quindi, e chi non è musicista invece pensa che una volta finito il conservatorio sia arrivato, invece non è così. Quindi a chi non ha i genitori musicisti consiglio la ricerca, l'informazione di nuovi canali, la ricerca di nuove strade per studiare sempre meglio, ecco, di fare concorsi, di fare corsi. Questa è una cosa fondamentale. E beh, una persona così determinata, non posso che chiederti che cosa ti aspetti, ma soprattutto che cosa vorresti per il futuro tuo, del tuo bellissimo festival, forse del mondo, di Cacao, di Bruno, di tutti noi. Beh, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che l'Italia possa diventare un paese in cui la cultura sia più apprezzata. Mi auguro questo, perché purtroppo non abbiamo grosse, diciamo, avvisaglie in questo campo. Se vediamo in questa pandemia rispetto ai ristori che sono stati proposti, hanno citato tutti. Ma gli artisti sono quelli che hanno veramente sofferto di più, che sono fermi da più di un anno e che sono quelli meno citati. E quindi l'ultima, per carità, l'ultima manifestazione di ristoratori ai quali io manifesto la mia più grande solidarietà sta su tutti i giornali. Ma gli artisti vengono citati poco e niente, e questo non va bene, perché purtroppo sono quelli meno tutelati, più precari, quelli meno, diciamo, considerati anche a livello previdenziale, anche a livello sociale. A un artista gli si dice: guarda, c'è da fare questo concerto, oppure c'è da fare questa performance, poi ti invitano a pranzo. Eh sì. Non è così. Sì, cioè, voglio dire, un artista... Infatti sono anche vegana, magari mi offrono anche la carne. Quindi, sì, è così, Quindi l'artista è considerato come se l'artista facesse questa cosa per proprio piacere, per piacere degli altri, per la gloria. Sì. Non è così, l'artista è anche colui che deve pagare un affitto e deve pagare le bollette e ha bisogno di avere un giusto riconoscimento per il proprio lavoro, specialmente per chi come noi studia anni, 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 si perfeziona, ha bisogno di comprare strumenti di un certo livello perché magari serve per la professione. Quindi di investire nel proprio futuro, quindi senza un giusto riconoscimento l'arte non può vivere serenamente in questo paese. E poi io credo che l'artista ha bisogno anche di essere, non voglio tirare in ballo l'archetipo dell'artista romantico, ma ha bisogno anche di essere
qualche modo coccolato da un punto di vista psicologico per poter creare. Non dico che debba essere incubato, no? Però deve essere in qualche modo reso caldo, sereno. Beh, se noi pensiamo agli artisti del passato, loro avevano i mecenati che li sostenevano e economicamente li sollevavano da quelle che erano le pene quotidiane, e loro non dovevano fare altro che pensare alla loro arte. Quindi abbiamo avuto Beethoven, e così via. Bene, io ringrazio tantissimo Maria Luisa con questa voce bellissima, con questa luce meravigliosa che emana, e ti auguro veramente tantissimi anni di questo festival, e ti auguro di avere tanto amore ancora da dare a tutte le persone. Vediamo che già Cacao si è innamorato. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Allora, cara Luciana, anche a te chiedo la stessa cosa. Tu hai vinto questo premio bellissimo, per, insomma, che è una bellissima poesia, ma anche proprio per la, in qualche modo, la tua carriera. E, che cosa significa per un artista ricevere un premio? Beh, guarda, è la soddisfazione totale del lavoro fatto, dell'impegno, dello zelo che l'artista mette in alcune circostanze, pure molto spesso, più, come dire, che va alla ricerca proprio del prodotto da lanciare al pubblico, insomma, da poter leggere, in questi casi come scrittura, no? Nei libri o nelle pubblicazioni che vengono fatte. È che una ricerca molto approfondita, perché deve arrivare al cuore del lettore, perché se no magari o che passeggero, che leggero, che non arriva come dovrebbe arrivare. Quindi la ricerca aiuta tanto nell'andare nell'approfondimento proprio del testo che si presenta al pubblico. Ti faccio una domanda provocatoria, sì. Ti ho chiesto anche, non so, il discorso che abbiamo fatto anche con Maria Luisa, sì. I premi sono sempre onesti? Guarda, questo non lo so, io ne ho ricevuti tanti, la soddisfazione, talento, la soddisfazione, Luciana va oltre l'onestà. No, ho ricevuto diploma e titoli europei per la valida poesia espressa nella cultura europea, dove ne sono stata orgogliosa, fiera, onorata, e medaglie pure, guarda, diciamo, attestate, diploma internazionali, oltre a questo pure, tante, diciamo che la soddisfazione me l'hanno data. Però, come dire, bisogna avere sempre quell'approfondimento verso il pubblico, di capire, cioè non dare tanto, come dire, come forma di rilevanza così superficiale, ma andare sempre al dettaglio e nel capire ciò che si vuole veramente porgere al pubblico. Ecco, mi piace molto questa cosa che tu dici, sì. Perché prima parlavamo appunto del fatto, anche per un attore, di a volte avere la facilità di leggere una cosa, a volte non è facile, perché, come dicevi tu, in qualche modo sembra che non sia, vieni pure Cacao, ti voglio intervistare anche Cacao, sì, sì. Sembra quasi, come dici tu, che le cose siano state fatte in maniera un po', non dico frettolosa, ma non veramente come dici tu, per andare alla profondità. Ed è molto bella questa cosa che tu dici, la profondità, sì, della persona, dalla tua profondità alla profondità della persona che ascolta. E quindi come si sviluppa questa capacità di comunicare? La capacità di comunicare si sviluppa all'impegno che metti nel vedere prima questo testo, poi nel capire quando, per dire, si fa una grande manifestazione come questa, 8 milioni, che ho visto che è molto importante, ha i titoli internazionali, dove poi, come un professionista come lo è Bruno Mancini, dove ne sono fiera e orgogliosa di far parte di questo 8 milioni, che lui è una persona molto, come dire, arcaica nei valori, ecco, rispecchia quel diktat dei valori arcaici, ancestrali, proprio originali, ecco, come la natura vuole, mandare la persona al di là dell'intellettualità che uno sviluppa poi col tempo, nell'approfondimento degli studi che uno fa, no? Però mi ci sono trovata bene, perché ho visto che c'è la serietà, ci sta la qualità, e la parte degli artisti pure, che hanno messo a loro disposizione parte del loro talento, e la ricerca pure di tutto ciò, sia a livello grafico, sia a livello scultorio, sia a livello giornalismo, sia a livello poesia. E insomma, ognuno si dà da fare per il talento che ha, però sempre, come dire, con la poliedricità che l'artista molto spesso ha,
però con l'attenzione dovuta, ecco, non tanto per buttarla a caso così, ecco, deve prestare molto. Diciamo molto che attenzione. Bruno, se vogliamo dare un aggettivo, potrebbe essere un'onestà intellettuale, no? Sì, sì. Io sì, l'ho detto così, sì, perché ha rispecchiato, cioè, i miei ideali di persona onesta, professionale, e consigliera, mentore proprio a livello artistico. Sì. E anche simpatico. Simpatico, sì, sì. Queste sono tutte cose che diciamo prima, quelle che stavo ripetendo. E tra l'altro, insomma, parlando di talenti, parliamo anche di Milena, che insomma ha fatto questi bellissimi diplomi e che è un grandissimo talento. Sì. Invece, tornando alla domanda, 8 milioni, tu 8 milioni li vuoi per te? Se fossero 8 milioni, 8 milioni di baci, cosa sono 8 milioni di felicità? Di... mai per se stessa, condividere sempre comunque, perché la cultura condivide, unisce e accoppa il mondo, sembra il mondo, quindi uno, come dire, tutti noi, mai trovare quello spunto di dire ah, il merito mio, tutto, no, 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 c'è sempre il merito pure di qualcun altro che ha saputo valutare, che ha saputo apprezzare il lavoro fatto di artisti in questi casi, e apprezzare chi magari si è dato da fare nel capire veramente il talento della persona. E quindi lì tu noti sia il talento dell'artista in quanto presentazione e sia chi magari ha avuto il compito di svolgere poi quella valutazione per l'artista. Ecco. Quindi mai da solo, io 8 milioni li dedico a 8 milioni, come dire, di anni bellissimi di pace, tranquillità, che la cultura venga sempre a titolo di unione al mondo con tutti quanti gli artisti, e poi che li aprono i teatri pure, dove l'arte veramente dice, io ho avuto l'onore di essere premiata al teatro e quindi ne so qualcosa, e fino a meno di un tempo fa, diciamo, siamo stati persone da aiutare davanti al teatro con le luci aperte, da solidarietà. La manifestazione di questa apertura che non vediamo l'ora da un anno, dove gli artisti sono stati molto penalizzati. In questi casi mi riferisco esclusivamente a teatro, perché bene o male qualcuno privatamente o magari diversamente ha potuto pure fare qualcosa, ma il teatro non è chiuso, lo sapete tutti, da un anno e non c'è stato nulla da fare. Quindi il mio contributo è la solidarietà, visto che sono stata premiata con tanto onore, tanto orgoglio e tanta voglia veramente di tornare alla normalità, con un abbraccio da vicino poi, e il sorriso da vicino, dove le belle chiacchierate pure dopo la recitazione, che si fa, diciamo, come di solito si fa dopo la declamazione, che so che sia la poesia o una rappresentazione di un quadro o di un atto, di un giornalista che deve annunciare, per dire, un articolo o qualcosa. L'arte in generale, completa, a titolo completo. Senti, l'arte, sei d'accordo anche tu, che in qualche modo è uno scambio, no? Tra le persone. Sì, sì, sì. E in questo senso appunto Bruno è anche un grande catalizzatore di questi scambi, perché insomma siamo qui scambiandoci delle esperienze, siamo qui insomma mettendo in contatto tantissime persone. E tu come ti sei accorta di voler fare arte? E mi sono accorta perché io ho scritto da piccola, quindi ho avuto sempre quell'immagine del poeta, sai, e che è introspettivo, che dà il meglio di sé a livello interiore, però anche, come dire, a titolo dell'apertura agli altri, no, non essere triste, insomma, l'introspezione va bene, perché il poeta è quello che trae sempre le conclusioni dalle parti interiori, però attingere sempre dalle radici, mai dimenticare le radici, perché è una fonte di ricchezza, come dico sempre, inesauribile, e lì viene fuori un talento pure della persona, sempre se predisposta, diciamo, però è attingere dalle proprie radici, non vieni meno mai, perché hai sempre un pozzo dove andare a tirare fuori quel premio che tu vuoi. Ecco, a me è stato così, non so se per gli altri è uguale. Comunque ho avuto belle soddisfazioni di tante pubblicazioni di libri, grandi, tantissimi volumi antologici ai titoli pure internazionali. Insomma, mi reputo orgogliosa di quello che ho fatto. E grazie a qualcuno che l'ha pure apprezzato, perché magari molto spesso uno fa un lavoro magari impegnativo, ce la mette tutta, però non sempre arriva pure agli altri. Infatti, diciamo. Infatti noi parlavamo prima anche di questo, a te piace leggere le tue poesie, ti piace quando le leggono gli altri? Sì, io li leggo perché avendo, come dire, il mio
metri, il mio sonoro, io lo chiamo il sonoro, perché la poesia, che sia in metrica o che sia, diciamo, libera, gente, così, sì. Ecco, va sempre con una metodologia lenta. Però perché no? Chi è portato per declamare come te in questi casi, e ti faccio tantissimi complimenti, perché l'hanno fatto pure gli altri, d'attrice quale sei, professionale, professionista nel tuo campo, sono stata contentissima di averla portata al pubblico con la tonalità che il tuo talento ti porta. Nella vera poesia, sì. c'è una musica dentro, sì, no? Sì, io lo chiamo il sonoro sì, poetico. Sì, sì, perché sì, perché ci sta. Sì, sì, sono cioè, bisogna trovarla. La cadenza. Perché non sempre la trovi, però quando la trovi... Specialmente quando c'è la metrica. Con la metrica sì, c'è la cadenza, sì. C'è il sonoro, c'è la quartina, il decasillabo, i ottonari, i novenari, i quimpenari, insomma, dai. Se no c'è la musica dell'anima, del cuore. Dell'anima, sì. Sì, cioè, comunque... La voce è predisposta, perché non è per tutti uguali, c'è chi l'apprezza, c'è chi no. Perché uno deve peccare di presunzione, e uno quando legge piace a tutti, no, non è nemmeno così. No. Però il pubblico vanta se piacciono meno. Infatti. Questo è giusto che si sa. Senti, a proposito di apprezzamento, chiedo anche a te la stessa cosa. Cioè, un consiglio da dare a una persona giovane che comincia a scrivere. Il consiglio che io do, se sente veramente il talento, non tanto per farlo, se si mette tanto perché vede qualcun altro o magari preso dall'euforia, dice ah la vita mia per dire fa questo, ah sai in famiglia ha fatto per... Eh no, anche in famiglia molto spesso non c'è quel talento che una persona ha, a chi sì e a chi no. Però se c'è talento è bene che con abnegazione, determinazione, ostilità o che si dia da fare per portare avanti il suo progetto, perché è giusto così, si dice che chi la dura la vince, quindi mai demordere, no, non vai a arrendersi, anche se molto spesso le porte sono chiuse, perché non, come dire, non è facile andare poi al mondo, poi nel campo dell'arte, nel campo del teatro, non è facile così. Ma la persona, se ci crede, prima o poi arriverà l'obiettivo che desidera. Io penso questo per ognuno. Tu che progetti hai, che cosa desideri per il tuo futuro? Io ho il progetto di continuare sempre a scrivere, come sto facendo adesso, non mi fermo mai. Sì, c'è stato il lockdown e questo ci è dispiaciuto di non essere potuti stare tutti a contatto, ecco, come è giusto che fosse. Però a livello arte, sì, tanto, ho pubblicato tanto, scritto tanto e vedremo in futuro. La progettazione è in atto e spero che vada bene, e almeno anche perché ho fatto pure delle recensioni teatrali e sono stati pubblicati già quelli pure per personaggi molto noti dello spettacolo. Però spero di andare avanti come mi trovo adesso. A volte, sai, uno ce la mette tutta, poi per vari motivi uno si deve soffermare, e non sempre puoi continuare il lavoro che stai facendo, però per motivi pure forzati a volte, per motivi più importanti che hanno la precedenza. Però io ce l'ho. Però non dovuta. Necessariamente i blocchi siano negative, per me è stato un anno molto positivo a livello arte, molto positivo, sì, questo lo devo dire. Pubblicazione tantissime, soddisfazione tantissime, premiazioni pure con medaglie anche quest'anno, con diploma pure internazionali li ho avuti, oltre a queste, insomma. No, mi reputo fortunata e soddisfatta, che devo dire. Io mi reputo fortunata di aver conosciuto due donne fantastiche come voi, grazie. A voi, e vi auguro insomma tutta la gioia e la soddisfazione in quello che desiderate. Io se posso vorrei fare un po' di saluti, posso? Certo, io ringrazio Bruno Mancini per la grande capacità professionale, mi ci sono trovata bene e onorata veramente di far parte di questo concorso e del cast proprio di tutti voi artisti pure, mi ci sono trovata bene. Vorrei ringraziare Maria Piaciaghi per il sextante che ha pubblicato l'antologia, Jean-Philippe per la grafica straordinaria che ha fatto, la grande artista Milena Petrarca, scultrice, per questo autrice, e per questo capolavoro di Targa, insomma, che onoratamente portiamo a casa e orgogliosamente. Poi, come si chiama? Il direttore del Dispari, sì. Gaetano Di Meglio, ecco, chiedo scusa, Gaetano Di Meglio, lo voglio fare ringraziare di cuore per tanti articoli che mi ha scritto e sono contenta e soddisfatta. Se dimentico qualcuno chiedo scusa, ma la mia soddisfazione a te cara Chiara, della tua professionalità, tanto onore e tanto orgoglio pure per te.
Ti ringrazio di cuore. Siamo stati bene tutti insieme. È bello ritrovarci pure ogni tanto come in questi casi. Abbiamo un cacao come contento. Hai guardato con te, pure te, sei con te. Bravo e grazie. Grazie, grazie a tutti. Bellissimo, bravo. Allora vi offro delle bizzette. Grazie. Ti sono da capo per quanto l'ho addestrato. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.